che non c'è l'assessore al Partito Democratico che, vivendo a Milano, avendo moglie, figli e famiglia a Milano, ci teniamo tutti a stare bene. Non è che, essendo all'opposizione, qualcuno ci gode se ci sono più malati, e speriamo che si ammali più gente a Milano. Pensare questo è demenziale. Bisogna vedere come arrivare a questo. Se siamo in emergenza, togliere 10-20 mila auto dalla superficie, dal 5% di superficie della città, che giovamento porta? Stiamo parlando del 5%. Allora facciamo per 6 mesi le targhe alterne. Togliamo qualche centinaio di migliaio di auto dalle strade di Milano, se siamo in emergenza, come qualcuno sostiene. Bene, facciamo qualcosa di efficace, di severo, di diffuso, di capillare su tutta la superficie cittadina, di democratico. E facciamo, i milanesi sono persone che si sanno organizzare, i lombardi anche, perché mi risulta che chi viene da Bergamo, Como, Brescia, Varese non sia entusiasta del provvedimento, però noi amministriamo i milanesi. Siamo in emergenza, ci teniamo alla nostra salute, come lei diceva, bene. E allora togliere 20.000 macchine che entrano in Piazza del Duomo non risolve nessun tipo di problema. Facciamo qualcosa che riguardi tutti, democratico. Io mi sarei aspettato da una giunta di sinistra. I milanesi, secondo me anche gli elettori del sindaco Pisapia si sarebbero aspettati da un giornalista di sinistra che chi può di più pagasse di più, che il Porsche Cayenne pagasse qualcosina in più rispetto alla Fiat Panda, che chi entra col Maserati pagasse qualcosina in più rispetto a chi ha la Fiat Punto. Tutti uguali. Strano concetto di equità, però magari si cambia in corso d'opera, in una sperimentazione che dura un anno e mezzo. Magari, ecco, se io avessi il Porsche Cayenne pagherei volentieri qualcosa in più. Chi ha cambiato? Noi però facciamo opposizione, e su questo continueremo a raccogliere le firme, proporre referendum, ricorso al TAR, però noi andremo a parlare col sindaco Pisapia. Lunedì gli chiediamo un incontro, formalmente, ufficialmente, come gruppo della Lega Nord, dopo una settimana di sperimentazione, per portargli quelle che sono le principali problematiche e vedere di ragionare da forza di opposizione, che però vuole provare a cambiare qualcosa, portargli sul tavolo se si può cambiare qualcosa. Ad esempio, innanzitutto chiederei scusa alle centinaia di persone che stamattina sono state ore e ore e ore al freddo in Piazza Duomo, gli uffici di Jacopo Bianchi, i residenti in Area C, con i computer in tilt, anche anziani di 80 anni, e si sono fatti 6, 7, 8 ore per capire cosa dovevano fare, perché hanno il torto di abitare in centro. E in centro non ci abitano solo i Berlusconi, ma in centro ci sono anche le case popolari e persone in affitto che prendono 700 euro al mese. Detto questo, le problematiche emergono, giustamente, diceva l'assessore Maranda, strada facendo. Io mi auguro che la Giunta abbia la voglia di discuterne seriamente. Chi lavora di no, chi finisce di lavorare alle 4 della mattina? Gli vogliamo dare una mano, visto che non può tornare a mercati a piedi alle 4 della mattina, evidentemente, ed è costretto a usare l'auto. Chi è in gravidanza, e magari una gravidanza difficile, e deve andare 2, 3, 4 volte a settimana al policlinico? Vogliamo trattarli in maniera diversa rispetto a chi va dal dentista? Chi ha il garage in centro e abita fuori? Chi fa il turnista? Chi abita in centro e va a lavorare a Cernusco Lombardone tutti i giorni? Possiamo ipotizzare di venirli incontro in qualche modo? Su questo vi sfidiamo. Come Lega non ci rimettiamo a raccogliere le firme, fare i gazebo, mettere le magliette. Noi lunedì, passa una settimana, il gruppo consigliere della Lega Nord chiederà, se ci sarà per carità udienza, al sindaco di Pisapia, gli portiamo le 10 proposte. Magari una, nonostante vengano dalla Lega, può essere che una sia di buon senso, che possa essere accolta. Quindi ce la giochiamo la partita, giusto per non fare quelli che dicono no, 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 ci siamo. Raccogliamo spunti e vediamo se si fa qualcosa. Detto questo, ripeto, oggi tante telefonate sono arrivate da chi ha cambiato l'auto, il furgone l'anno scorso. Ha applicato il filtro antiparticolato, oppure ha preso l'Euro 4, l'Euro 5, così non pagava. E questi magari hanno fatto anche il finanziamento per spendere 20-30 mila euro per cambiare il mezzo. E oggi pagano esattamente come tutti gli altri. Anche a queste persone, secondo me, per onestà bisognerebbe dire, o fare, o proporre qualcosa. Quindi noi ci siamo, ci stiamo, anzi, se siamo in emergenza saremo anche più drastici. Magari più impopolari, ma più drastici. Voi però mettetevi d'accordo, o è un provvedimento contro l'inquinamento, o è un provvedimento per non avere troppe auto che circolano e per portare a casa un po' di soldi, perché a seconda dei giornali che leggiamo c'è qualcuno che dice una cosa e c'è qualcuno che dice l'altra cosa. Detto questo, da residente nel centro,
l'ultima che chiedo, appunto, siccome incontriamo tante persone che abitano in centro e che non hanno i 150 metri con vista Castello Sforzesco, secondo me si può fare uno sforzo in più nell'interesse di tutti. Però ripeto, vediamo se la disponibilità all'incontro della giunta si limita agli incontri spot nei nuovi consigli di zona, toccata e fuga e buonanotte, oppure se a fronte di segnalazioni concrete e motivate, piene di buon senso, come quelle che stiamo raccogliendo in questi giorni come Lega Nord, ci sarà disponibilità a cambiare qualcosa. Detto questo, secondo me la fretta è cattiva consigliera e le situazioni di questa mattina in alcuni casi l'hanno sottolineato. Assessore Marano, un consiglio, visto che già era una giornata particolare, bene che ci siano entrate meno auto, anche se secondo me poi andrà a diluirsi, però come Comune di Milano non mi è sembrato geniale potare gli alberi in circonvallazione alle 10 della mattina. Cioè non siamo a Bolzano né a Cortina, siamo a Milano dove la gente di solito alle 10 della mattina in circonvallazione ci va per lavoro, e già c'era il casino, c'erano i mezzi pubblici, l'Ecobus, c'era Viale Jenner completamente bloccata, perché genialmente nella capitale italiana del lavoro potiamo le piante una mattina di lavoro di febbraio ed esulta la mattina. Chiamatevi fra uffici perché veramente a volte ve le tirate dietro. Grazie, vediamo se il sindaco di Pisapia la collegialità, oltre che sui giornali, saprà esercitarla anche a fronte delle proposte che la Lega Nord gli porterà. Detto questo, con questi 5 euro qualche lavoratore, qualche commerciante, qualche artigiano lo rovinate sicuramente, qualche esercizio commerciale con questi 5 euro al giorno chiuderà sicuramente.